Il tema centrale di tutto il festival è il rapporto con la realtà, cioè con il concetto di realtà. Però era interessante il modo in cui l'hanno presentato questo concetto di realtà, cioè la realtà non mi ha mai tradito. E quindi su questo punto mi interessava ragionare. Infatti il lavoro che ho proposto e a cui tenevo, insomma, era un lavoro che facesse capire io come con la categoria della realtà, la categoria dello spazio, del tempo, della forma al di fuori di me, io mi potessi relazionare. Qualcosa che non mi tradisce mai, ma che contemporaneamente è incontenibile. Cioè è come dire, infinita nelle sue forme. E quello che noi facciamo, quello che noi fotografi, è metterla poi invece all'interno di quattro lati di un'inquadratura. Quindi questa sfida mi sembrava fantastica. E poi c'è un altro tema di fianco a quello del festival, che è quello della mostra nello specifico in cui siamo adesso, che vedo le stesse cose che tu vedi, ma vedo di più, vedo qualcosa in più. Forse in qualche modo, tra le righe, c'è anche un po' il compito dell'essere un autore con una certa sensibilità, cioè cercare di, rispetto al quotidiano, non rispetto a qualcosa di estremamente inusuale o al di fuori della vita comune, ma all'interno di qualcosa che ognuno vive quotidianamente, no? La propria abitazione, la propria strada, dei luoghi, delle vicende, vedere qualcosa in più, poter trascendere in qualche modo, no? Andare oltre. Avere un fenomeno religioso dentro vuol dire porsi delle domande, semplicemente. Io poi posso essere agnostico, ateo, posso essere non credente, eccetera. Però ci sono delle domande che appartengono a tutti, no? Che fanno parte dell'esperienza quotidiana di tutti quanti, al di là del ceto sociale che uno ha, al di là della cultura che una persona ha. E la trascendenza come concetto proprio, cioè l'andare oltre il segno, per me non è solo una questione legata a queste domande, ma una questione insita nello sguardo stesso dell'uomo sulla realtà, dell'uomo e della donna, dico uomo come essere umano in generale, cioè quello che lo distingue da qualsiasi altro animale, cioè lo sviluppo della coscienza, del senso estetico ed etico legato insieme, è quello che appunto gli fa affrontare la realtà in maniera diversa. E trascendere perché? Perché appunto in una realtà che è lì di fronte a te, che non ti tradisce perché è quella che è. Se cadi ti fai male, se piove ti bagni, se apri una porta puoi entrare in un luogo, no? Come dicevi tu prima. Però evidentemente c'è qualcosa di non contenibile, non è totalmente racchiudibile e contenibile la realtà. E allora ogni immagine in qualche modo cerca di essere trascendente, perché non deve svelare la realtà, la traccia di quella realtà, deve svelare il modo in cui io abito la realtà, il modo in cui la realtà abita dentro di me e tutto l'aspetto incontenibile e infinito che quella realtà ha dentro di sé. Non solo è trascendente, ma in qualche modo lo sguardo che l'uomo ha sulla realtà è anche trasfigurante, cioè vede qualcosa d'altro e sorpassa la figura stessa degli elementi che ci sono nella realtà. La realtà non tradisce, la realtà risponde in qualche modo, cioè la realtà è in un dialogo con noi. Molti direbbero: ma la realtà esiste, la realtà non esiste. La realtà evidentemente c'è, perché, come dire, io e te adesso in questo momento siamo qua, abbiamo una distanza, abbiamo delle percezioni, abbiamo dei sensi estetici, c'è qualcosa che ci lega, forse insondabile nella sua totalità, ma c'è, e ci tradisce nel momento in cui qualcuno vuole essere cieco, non vuole vedere completamente,
non ci tradisce se lasciamo che questa realtà ci abiti completamente. Tu mi hai chiesto se esiste l'invisibile. Io ti rispondo sì. C'è un altro libro molto bello che si chiama Lo spazio vuoto, e Peter Brook in questo libro dice una cosa fantastica. Mette in comune proprio arte e religione e dice che è possibile vedere l'invisibile attraverso un rituale. Diceva, la religione e l'arte hanno esattamente questo concetto in comune, vedere l'invisibile attraverso un rituale. E questo è molto importante perché va presa in considerazione un'altra parola, che è quella di sacro, che è un termine che dovrebbe essere, che riguardare tutti. Il concetto di sacro, di sacralità, non ha a che fare solo con i credenti o con la religione, ma anche con la quotidianità della vita. Questo Pasolini ce l'ha insegnato tantissimo. E quindi questo, appunto, questa visione degli invisibili, come si chiamavano le città di Calvino? Le città invisibili. E lo stesso Pasolini, nel descrivere le città invisibili di Calvino, dice: attenzione, queste città non sono utopiche, ma sono invisibili. Cioè, la grandezza di Calvino era stata quella di mettere attraverso l'immaginazione, di dare a noi, di fornirci la visione di qualcosa che però esisteva realmente. E lui l'ha portata attraverso l'immaginazione, le ha svelate, ha fatto vedere qualcosa che già nella realtà appunto c'era. Ed è la stessa cosa che cerco di fare anch'io, ne parlavo con degli amici proprio qualche giorno fa. Cercare di svelare attraverso l'immagine qualcosa che c'è, magari che non tutti vedono, ma attraverso uno sguardo trascendente, cercare di sottolinearla, di far vedere l'invisibile. Dio è bene che sia invisibile, perché così lo possiamo rappresentare, così lo possiamo mettere in scena, lo possiamo parlarne, possiamo viverlo prima di tutto. Perché come forse direbbe Martin Scorsese nel suo ultimo film, Dio c'è nel silenzio. No, Silence si chiama l'ultimo film di Martin Scorsese, è la vicenda di quest'uomo che tiene con sé Dio tutta la vita, nonostante è portato a fare degli atti quasi di tradimento nei suoi riguardi. Ma lui c'è, dice, e glielo dice, nonostante tutto io ci sono. Una cosa a cui credo è una forma infinita di amore, ok? Sono tranquillo perché credo che se Dio esiste non trovo alcuna differenza tra Dio e una forma infinita d'amore, ok? Quindi la mia ricerca va nel senso di svelare questa forma infinita d'amore che tanto nella filosofia si è discussa, questa sorta di motore che c'è alla base della realtà, che alcune volte appunto diventa forse troppo lontana per tutto ciò che di tragico accade e che noi viviamo. Di tragico, cioè dell'inferno che l'uomo crea stando insieme su questa terra, come diceva Calvino, o di tragico rispetto a questioni esistenziali. E quindi tante volte si pensa che non ci possa essere, che non ci sia questo amore. Il compito di, credo, un autore, di un artista, non parlando di me, ma dico in generale, con la massima umiltà, come Eliot e tanti mi hanno insegnato, l'umiltà è la cosa principale, è quello di poter far vedere, testimoniare esattamente quel di più che molte volte gli altri, poiché si perdono, non vedono, che è esattamente quello che ti può dare speranza, quella forma di amore che c'è e che comunque muove le cose, l'amor che muove il sole e le altre stelle, fondamentalmente, come diceva Dante.